Analytics. L'embedded analytics è la pratica di integrare i dati all'interno di un applicativo, di una piattaforma, di una soluzione. Quindi molto spesso si utilizza questa tecnica per permettere agli utenti di accedere a delle informazioni, prendere delle decisioni sfruttando l'analisi del dato e le visualizzazioni senza uscire dal contesto degli applicativi su cui stanno lavorando. Noi che cosa cercavamo? Uno strumento invece che consentisse non solo di poter mostrare in una maniera semplice i dati che vengono, diciamo, primariamente inseriti all'interno dell'applicativo, ma anche e soprattutto il poter operare su fonti dati differenti. Noi abbiamo creato delle dashboard, quindi un insieme di grafici, come vedete in questo caso, che sono tutti collegati tra di loro. Quindi qual è la potenza e la forza di tutto in questo caso? È che partendo da una situazione macro, quindi da una visione totale aziendale, totale italiana, l'utente finale può proprio navigare il dato e andare a fare un'analisi puntuale di quello che interessa. Gianluca, possiamo anche unire due dataset diversi. Quindi vedere i dati miei, i dati di Dacron, quindi la previsione di vendita, la previsione di aggiudicazione, con l'actual, quindi l'effettivo, quello che mi viene da un gestionale aziendale, può essere un SAP, può essere comunque un gestionale aziendale che mi dice effettivamente quanto io ho venduto. Io posso analizzare le mie vendite da gennaio fino al 28 settembre, che è il giorno di oggi, di quest'anno, quindi attuale, rispetto all'anno precedente. Quindi vedo cosa ho fatto da gennaio fino al 28 settembre di quest'anno rispetto a gennaio fino al 28 settembre del 2022. Qui cosa vediamo? Possiamo vedere le vendite totali di quest'anno rispetto all'anno precedente e il colore ci indica se stiamo migliorando o peggiorando rispetto all'anno precedente.